Andrea, è arrivato un pacco, ma qua si sta davvero congelando, da Sporttime Mantova, e io te lo tiro. Devi indovinare, è una scarpa molto 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 innovativa. Di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche, è di un marchio molto noto. Vediamo, piano, perché se qua un centimetro me lo stai lanciando fortissimo. Ma io avevo cambiato anche l'obiettivo, che sembra che siamo più lontani. Tra l'altro c'è la campana, ma io te l'annullo, vai. Vediamo, mamma mia, questo l'hai lanciato malissimo. Poteva vedere la mia faccia un po' preoccupata, siamo fermo immagino. Ah, guarda qua. Sei continuamente in miglioramento. Sì, ho preso male il taglio qua, ma guarda, tac. Per di più mi hai detto di non spaccarti il coso qua di cartone, la scatola, e sono molto bravo a non scassarcela. Hai capito di che marchio si tratta? No, dubito di essere riuscito a capire. Però come si apre questa scatola? Purtroppo l'hai capito. Purtroppo. Sarà sicuramente nera se è per te. Oddio, è la Carbon X3, eh? Sì. Vai. Orca, io adesso ci togliamo. Andrea, ci siamo spostati perché la nostra, mia nipote Giulia, è passata, quindi di che scarpa si tratta e soprattutto quanto pesa? Io avevo detto che era la Mac, che avevo detto era la Carbon X3, mi sono fatto fregare perché dentro c'era il pezzettino in cartone che la teneva dura, però in effetti a fare così è la Mac 5 nuova, quindi avevo sbagliato di brutto. La Mac 4, secondo alcuni, era la Carbon X2 senza plate in fibra di carbonio. Confermi ancora questa cosa oppure no? Sì, secondo me sì, cioè nel senso, al contrario della Rincon, la Carbon X è molto più simile alla Mac 5, cioè alla Mac che alla Rincon, quindi lo confermo, e devo dire che in effetti anche come... Anzi, devo dire che la X3 mi sembrava che avesse più la tomaia a calzino, senza, più incollata la linguetta, quindi era un pochino più diversa, però dai, come conformazione di scarpa, tipo di spinta, la Carbon X assomiglia molto di più alla Mac. Sì, nei prossimi giorni secondo me potremmo anche fare quella recensione. Tra l'altro siamo stati assieme alla maratona di Ravenna sponsorizzata da Hoka, e tu andrai alla maratona di Pisa sponsorizzata da Hoka. Ma correrò, credo, con le Adidas. Tu sei un po' furbetto. Comunque, cosa ne pensi dell'intersuola di questa scarpa? Ma intersuola ha due strati. Il primo strato, il solito, è quello con cui fanno il battistrada, che ho paura che si consumi proprio, come non c'è della gomma più dura, e quindi la vedo un po' male, mi ricordo un po' le Kinvara vecchie. E poi c'è questa parte qua invece più morbidina e più reattiva di schiuma, con la parte qua azzurra. Tra l'altro hanno aggiunto il Plus, si chiama questa nuova intersuola Pro Fly Plus, e poi sarebbe veramente interessante capire se è davvero più veloce. Sicuramente più morbido, ultimamente le mescole sono anche, cioè quelle più morbide sono anche più reattive. Ecco qua dovresti provare il durometro, perché si sente che sono proprio due consistenze diverse. Stavo pensando anche che dovremmo fare la prova a lasciare le scarpe fuori al freddo e tenerle in casa, a vedere la differenza di durezza in generale. Quello non è banale come... Secondo me ha davvero un impatto questa cosa, sono d'accordo con te assolutamente. Bisogna vedere, sì, perché io te l'ho detto, l'avevo già detto in qualche altro video, adesso quando devo fare ripetute o altro, anche quando devo fare le lenti, le tengo in casa almeno 2-3 ore, perché almeno si riscaldano un attimino, e già l'impatto col piede è diverso, ma mi sembra che la mescola si indurisca troppo col freddo. Invece Andrea, a livello di battistrada, come l'hai visto, quello dell'anno scorso, delle Mac 4, fondamentalmente, ed era forse il principale difetto, si usurava oltremodo. Questo come secondo te è cambiato? Boh, io non voglio dire una roba che poi non è vero, bisognerà vedere, ma ho idea che in estate
con 35 gradi, anzi 40 di asfalto, la ritroviamo piallata anche lei per bene, va. Mi sembra un'ottima mescola per un ottimo grip, ma davvero poco durevole. A livello di numero, stesso numero o mezzo numero in più? Hai preso un 9, sai che ce l'ho sul piede e mi sta bella larga e abbondante a me, quindi sai che andrei a prendere il mezzo numero in meno io. Lo so che quando si dicono queste bordate qua è sempre un po' fuori dai canoni, ma mi sembra che sia bella abbondante. Guarda, la stringo anche per sicurezza, ma non credo che cambi niente, no, infatti. No, è molto lunga, devo dire che è molto lunga, non tocca in avampiede zero proprio. E ho su delle calze anche abbastanza spessine, quindi no, direi mezzo numero in meno. Invece a livello di tomaia, come l'hai vista, che sensazione ti hanno dato e come hai visto il tallone? No, il tallone mi sembra quello vecchio, ma dovrei riguardare le vecchie oca. Praticamente in effetti, se non ne uscite così poche oca, non la recensivamo da un bel po', ma guarda com'è il tallone. Restano comunque i video più visti del canale del 2022. Sì, diciamo che, non lo so, eravamo anche più lanciati noi con Oca, dopo un po' si è fermata e abbiamo smesso anche noi di fare un po' le loro recensioni. No, la tomaia mi piace molto, ti dirò, forse perché è un pochino più larga, davvero i 27 cm su di me sono perfetti, un pochino abbondanti, non mi danno fastidio, si allaccia bene, io avrei preso davvero il 27 cm, sai. Dopo la tua maratona, magari tra qualche giorno, faremo un video in pista di queste scarpe, ma secondo te a chi sono adatte e per quali distanze le utilizzeresti? Guarda, io avevo detto che in casa Oca erano tanta roba le Rincon, ne sono ancora convinto, però devo dire che davvero questa qua è una scarpa che va bene un po' per più persone, soprattutto per gli atleti un po' meno veloci, un po' meno avampiedisti, chi è abituato a correre con delle scarpe un po' più da tallonatore, questa qua è la scarpa da medi barra lavori in settimana perfetta, perché comunque non ti obbliga a correre di avampiede come la Rincone, quindi stanca anche di meno gli atleti che sono meno avampiedisti. E dato che questa scarpa è comunque molto flessibile, la utilizzeresti in settimana anche per fare, tra virgolette, le ripetute o gli allenamenti intensi in generale? Ma per quelli sì, te l'ho detto, forse la utilizzerei per i lenti solo a fine vita, proprio davvero per fargli fare qualche chilometro in più, se no è sì, la scarpa per i lavori. Invece Andrea, una domanda comunque molto complicata, secondo te qual è la durata di questa scarpa, pensando che comunque nel modello precedente, diciamo qualche chilometro in meno rispetto allo standard, lo abbiamo sicuramente notato. Qua bisogna capire quale sarà il consumo del battistrada. Secondo me lo vediamo lì, lo vedi dopo i primi 100 chilometri, perché secondo me i primi 20, 30, 40, 50 chilometri ci sarà del consumo, ma non troppo, e poi andando più avanti si rischia di avere tanta usura nel battistrada, perché per il resto fondamentalmente di schiuma ce n'è, quindi è leggera, è molto leggera, però di schiuma ce n'è, la parte bianca è anche un pochino più dura, quindi ammortizzerà per più tempo. Però in effetti credo che il battistrada si vada a perdere sull'asfalto di brutto. Adesso fa freddino, quindi secondo me si consumerà anche un po' di meno, ma davvero in estate la vedo malino. Comunque questo video sicuramente raggiungerà le 5.000 views e di conseguenza è molto molto probabile che faremo la recensione completa, non escludo addirittura nei prossimi giorni, quindi grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Alla prossima e vediamo, dai, adesso corriamo sul ghiaccio e speriamo di non cadere.